Allora, i costi della manodopera. Dovete sempre dividere quello che costa per l'azienda da quello che va al dipendente. Ok? Sono due cose totalmente diverse. Il costo dell'azienda, cioè quello che va nel conto economico, dare, sezione sinistra, del conto economico. Il costo della manodopera, questo è il lordo contributivo che viene fuori dalla contrattazione collettiva nazionale, viene stabilito a livello nazionale che tu devi prendere secondo il livello e la mansione che hai, devi prendere in questo caso 3.189 lordi. A questo, per l'azienda, questo va al dipendente lordo, per l'azienda si aggiunge il costo degli oneri sociali, si chiamano i contributi che vanno pagati all'INPS. L'INPS è l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Che fa l'INPS? Prende tutti questi contributi che tutti pagano e che le aziende pagano e che vedremo pagano anche i dipendenti, però questa parte qui, l'INPS li prende e li investe. Ci compra degli immobili, compra dei titoli di Stato, cioè perché? Perché poi devono servire per pagare le pensioni a chi sta in pensione, quindi c'è chi lavora e paga i contributi e chi sta in pensione che prende i soldi. Questo va dal 20 al 45% a seconda se uno è un apprendista, se è del settore, eccetera, eccetera. Addirittura ci sono anche dei contratti che non si paga niente, però l'azienda paga, quindi manodopera, i contributi, gli oneri sociali, l'INAIL. L'INAIL sarebbe l'assicurazione sugli infortuni, che è l'Istituto Nazionale Assicurazione Lavoratori, si chiama. Cioè, paghi un premio come se fosse un'assicurazione privata, in questo caso dello Stato, che serve a coprire i contributi. Generalmente è il 4% del lordo che prende la manodopera. Okay? Si paga una volta all'anno a febbraio, poi si possono pagare le detrazioni, eccetera, eccetera. A questi, soprattutto per gli artigiani, per aziende più piccole, si aggiungono dei fondi, cioè questi si mettono d'accordo e dice: io oltre a pagare i contributi, quindi l'INPS e l'INAIL, voglio fare un fondo che serva per i lavoratori. Più grosso di questo è l'EBAM. L'EBAM è scritto con la M, qui è scritto con la N. Per esempio, devi farti i denti, l'azienda che aderisce all'EBAM ti consente di prendere i soldi a fondo perduto dell'EBAM e quindi di farti i denti, oppure non so, per gli studi dei figli. Sono dei contributi che si pagano per aiutare i lavoratori. Poi, ci sono le ferie e i permessi. I contratti prevedono che tu, grosso modo, per 5 settimane hai le ferie pagate. Quindi vieni pagato per 12 mesi, però hai 5 settimane di ferie. Più maturano, grosso modo, 2 giorni al mese di permesso. Quindi c'è le ferie più i permessi. E questi sono i costi aggiuntivi. Più c'è anche la tredicesima, qui non lo metto perché costo della manodopera per 12 mesi più ti dà una mensilità in più, tredicesima per la produzione. Per il commercio è prevista anche una quattordicesima, si paga a metà gennaio e metà a giugno. E in più, a fine anno, bisogna fare l'accantonamento del TFR, trattamento di fine rapporto. Questo si fa una volta all'anno e non si deve pagare a meno che il dipendente non abbia chiesto di prenderlo e di pagarselo lui con i fondi comuni, cioè li prende e li dà a una banca, li dà a un istituto che li investe. Ma sempre deve essere licenziato prima? No, 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 No. no, no. Il TFR ci sono due modi, o lo accantona l'azienda, ok? Oppure se lo prende il dipendente, e non è che lo prende lui, lo prende la banca o l'istituto o l'azienda di investimento che lui dice: guarda, io voglio che i miei soldi li investa Paribas, BNL, oppure il Fineco, che okay, allora l'azienda prende i soldi e li dà al Fineco e lui fa la polizza vita, capito? Si costituisce una polizza vita. Se il dipendente viene licenziato, deve essere pagato un TFR, se non è stato ancora pagato. Perché è possibile anche dare degli acconti sul TFR, cioè se uno gli serve, dice: io vado al TFR, me ne prendo un acconto. Ok? Questo è quello che compone il costo dell'azienda, quindi manodopera, oneri sociali, INAIL, il costo dei fondi bilaterali, le ferie, permessi, le tredicesime e il TFR. In busta paga,
Non è così. Cioè, busta paga sarebbe quello che va in tasca al dipendente netto. Questo è quello che costa l'azienda. Questo è quello che costa al dipendente. Cioè, scusate, è quello che prende il dipendente. Allora, il dipendente dovrebbe prendere lo stipendio netto, lordo. Quindi questo, vedete? Questo qui. Lo stipendio lordo, poi gli assegni familiari, quindi 3.000, gli assegni familiari, che vuol dire che lo Stato prevede che se tu hai dei figli che devi sostenere, ti dà, lo Stato ti dà degli assegni. Allora che succede? Questi assegni in realtà li tira fuori l'INPS, va bene? Però l'INPS dice, datore di lavoro, siccome tu stai pagando il dipendente, anticipi tu per il mio conto. Poi tu, quando mi devi versare i contributi, non me li versi. Per esempio, se io in questo caso avrei dovuto versare 100 euro di contributi, ne versavo all'INPS 90, perché 10 li avevo anticipati al lavoratore. Ok? In quella busta paga gli davo 10 euro, ma dovevo pagare 100 di contributi, allora dico all'INPS, guarda, compensiamo perché 10 li ho dato io, quindi facciamo una compensazione, pago solo 90. Poi eventualmente, se ci fosse stato un periodo di malattia, lui avrebbe un diritto anche alla malattia, che anche in questo caso, per una parte, una piccola parte, il costo è carico dell'azienda, poco, e è compreso nel costo della manodopera. Per la grande maggioranza invece lo versa l'INPS. Anche qui dobbiamo anticiparlo noi come azienda, e poi l'INPS ce lo scarica quello che dobbiamo pagare. Quindi assegni familiari e contributi di malattia sono crediti che noi maturiamo con l'INPS, perché diamo i soldi al dipendente, ma l'INPS ce li deve ridare. Quindi generalmente, quando c'è la malattia o c'è il assegno familiare, voi avete un credito, quindi dare dello stato patrimoniale più crediti. Abbiamo più debiti verso i dipendenti, avere, perché dobbiamo dargli 10 euro degli assegni familiari e la malattia. Dall'altra parte maturiamo un credito, non è un costo per noi, perché ci devono ridare, quindi maturiamo un credito per nei confronti dell'INPS. Poi i lavoratori, da quello che prendono, grosso modo è il 9%, devono versarlo all'INPS. Ok? Anche qui non è che vanno loro all'INPS, ci dicono: guarda, mi devi dare 300 euro, io ho 200 euro di contributi, tenetevi voi 100 euro e versateli voi all'INPS, io mi prendo il netto. Quindi l'azienda paga meno al dipendente, ma in realtà poi deve dare all'INPS. Quindi qui abbiamo più debito verso l'INPS, abbiamo meno debiti perché non li paghiamo al dipendente, ma poi abbiamo più debiti perché dobbiamo pagare all'INPS. Ok? Le ritenute. Siccome lo Stato dice: io sono sicuro che tu dipendente a fine anno guadagnerai dei soldi, e sono sicuro che saranno quelli che hai preso mese mese, quindi perché tu non mi paghi le tasse, le imposte in questo caso qui, mese mese? Allora l'azienda si sostituisce allo Stato e fa una ritenuta, prende i soldi delle imposte del lavoratore e li versa poi successivamente allo Stato. Quindi il lavoratore prende lo stipendio più l'assegno familiare più la malattia meno i contributi che lui doveva pagare all'INPS, ma che l'azienda trattiene e paga all'azienda, meno le imposte che lui deve pagare lo Stato, ma che trattiene l'azienda e paga l'azienda. Poi a fine anno si fa il CUD, certificazione unica del dipendente, cioè si dice: tu hai preso questi soldi, dovevi pagare queste imposte, ne hai già pagate perché te l'ho trattenuta io, supponiamo che dovevi pagare 30, ne hai pagate 29 perché te l'ho trattenuta io, devi pagare un euro allo Stato. Molto più spesso accade che invece è il contrario, cioè che si pagano più ritenute rispetto a quello che devi pagare. Cioè, io dovevo pagare 100, lo Stato mi ha trattenuto 120 per l'interposizione dell'azienda, io sono 20 a credito. Allora lì si presenta il 730, che si dà il lavoro gli dà i 20 euro nelle successive buste paga. Ok? Quindi questa è la busta paga, il codice tributo è questo qui, 1001 e 1013. Va bene?
Se andiamo a vedere la scrittura in partita doppia, noi abbiamo, adesso queste frecce qui, noi abbiamo che il costo della manodopera, che è quello che viene dall'orto della busta paga, scusate, adesso non la ripeto questa, eccolo qua, allora, l'orto della busta paga sarà il costo che noi metteremo in dare del conto economico. Ok? Quindi faremo dare conto economico, costi per manodopera, avere debiti verso i dipendenti, che sarebbe quello che io devo percepire dalla busta paga. Ok? Quindi io l'azienda ho un costo perché devo pagare il dipendente, quindi ho più costi e più debiti avere. Bene? Poi ho anche gli oneri sociali, no? Gli oneri sociali sono un costo per l'azienda, sia INPS, sia INAIL, eccetera. E anche questo va in dare. Eccolo qua, va a costo. Ok. Quindi va in dare oneri sociali, conto economico, quindi costo. Ma io ho più debiti verso l'INPS perché li devo versare all'INPS, quindi ho costo manodopera più debiti verso i dipendenti, costo lo sociale più debiti verso l'INPS. Se ci fossero anche, come ci sono spesso, gli enti bilaterali, allora dovremmo inserire anche il costo per gli enti bilaterali. Piazziamo l'EBAM, per esempio, no? Enti bilaterali a costo, cioè la parte che io pago all'ente bilaterale va a costo, quindi contributi a enti bilaterali, a debiti verso enti bilaterali. Ok? Vedete che il totale dell'azienda è la somma di tutto questo. Questo è il costo, quello che costa all'azienda, più l'eventuale malattia che manca. Vedete che non ci ho messo i segni di famiglia, perché i segni di famiglia non sono. Sulla malattia invece una parte potrebbe essere a carico dell'azienda, quindi come costo. Vediamo la busta paga adesso. Io quando pago il dipendente devo trattenere gli assegni familiari, quindi quello che sono assegni familiari li devo diminuire dal debito perché li devo aumentare, devo darli a lui, quindi devo aumentare. Assegni familiari, eccoli qua. Quindi faccio. Aumento quello che devo pagare al dipendente, quindi più debiti verso il dipendente, perché devo dare lo stipendio più gli assegni familiari, quindi aumento il debito verso il dipendente di 10, gli devo pagare a lui, quindi aumento il debito verso il dipendente. Però questi li devo pagare all'INPS, quindi io all'INPS gli scalo, quindi faccio meno crediti, quindi lo metto in avere, più crediti verso l'INPS sarebbe meno crediti o più crediti è sempre dare dello stato patrimoniale. Giusto, perché è una diminuzione di debito, ma volendo anche un più credito. Vedete, allora io lo metto in dare. Già, quindi so che devo pagare 668 all'INPS di contributi miei, ma mi devo riprendere 10 euro. Quindi già a questo punto invece 668 verserò 6,58, perché 10 l'ho dati al dipendente. Ok? Andiamo avanti. Oh, poi abbiamo l'eventuale malattia, cioè devo dare per conto dell'INPS la malattia. Se c'è una parte di costo che è a carico dell'azienda, un'altra parte che invece io debbo, qui c'è un errore perché debiti verso INPS, sbagliato qua, anche qui aumenta il debito verso i dipendenti, no? Perché gli devo dare al dipendente, come se mi la malattia la devo dare al dipendente, quindi aumenta il debito verso il dipendente, ma mi diminuisce il debito verso l'INPS. Quindi se ho dato 40 euro di malattia al dipendente, l'INPS mi deve dare 40 euro, quindi 10 verso i familiari, 40 di malattia, io non verso più 6,68, ma verso 6,68 meno 10 e meno la malattia, se quella che c'è. A questo punto faccio il pagamento, ogni fine mese faccio il pagamento e comincio a dire debiti verso i dipendenti lo pago, lo estingo, quindi va meno debiti, va in dare dello stato patrimoniale.
E l'importo che pago è esattamente il netto della busta paga. Lui prende il netto della busta paga. Ok? Quindi, ed sarà l'importo iscritto sulla banca. Quindi 2678 è l'importo delle buste pagamento. Qui non posso sbagliarmi. Io l'uscita di banca deve essere esattamente pari all'importo delle buste pagamento. Come fa la busta paga lorda a diventare netta? Allora, io ho debiti verso i dipendenti che è lordo. Gli tolgo le ritenute dello Stato, perché me le tengo io, e poi le dovrò versare dopo allo Stato. Gli tolgo i contributi che lui deve pagare, il 9%, questo, glielo tolgo. Quindi gli tolgo i contributi, gli sommo allo stipendio lordo, più gli assegni familiari, più la malattia, meno i contributi a carico suo, meno le ritenute. Ok, qui già c'è lo stipendio lordo più la malattia più gli assegni familiari su 3.199 dell'esempio. Tolgo le ritenute e tolgo i debiti verso, tolgo i contributi a carico del dipendente e ho il netto in busta con l'arrotondamento, perché le buste paga con consegno all'euro non c'è mai l'arrotondamento, quindi c'è un abbuono passivo se devo metterci più, di solito è sempre più, non è mai meno. Ok? Il 16 del mese successivo del pagamento, al pagamento, pago i debiti verso lo Stato, l'erario con le ritenute, faccio il saldo dell'INPS, quello che devo dare a lui e quello che l'INPS, e lo pago, e poi pago anche gli enti bilaterali. Qui nello Stato si potrebbe pagare il 16 del mese successivo al pagamento. Quindi se io novembre lo pago a dicembre, le ritenute le posso pagare a gennaio, perché il 16 è il mese successivo. Se invece io no, i contributi invece di novembre, del mese di novembre, anche se pago il 5 di dicembre, li devo pagare il 16 di dicembre. Cioè la ritenuta va per cassa, cioè la pago un mese dopo, il 16 il mese dopo a quanto ho pagato. I contributi INPS invece bisogna pagarli per competenza, il mese dopo a quando è riferito il pagamento. Quindi se in novembre pago il 5 dicembre, i contributi scadono comunque il 16 dicembre, anche se lo pago il 5 di dicembre. Perché? Perché è riferito al mese di novembre, i contributi vanno per competenza. Lo Stato invece le imposte le prende il 16 del mese successivo a quando l'ho percepito. Quindi se l'ho percepito il 5 di dicembre, le imposte le pago il 16 gennaio, anche se sono riferite a novembre. Ok? Ecco, qui c'è il mastrino. Questi sono debiti verso dipendenti, quindi abbiamo stipendio lordo e l'arrotondamento, meno il pagamento, meno l'erario conto ritenute, meno i contributi a carico, ed si chiude il mastro. Questo è il debiti verso INPS, dove c'è i contributi a carico ditta, i contributi a carico del dipendente, gli assegni familiari, l'eventuale malattia è quello che io pago. Ok? Al 31-12 si fa poi l'accantonamento del TFR, siccome non bisogna pagare. Ma bisogna imputare un costo che faccia aumentare il debito per il TFR, quindi non c'è un'uscita di denaro, a meno che non ci sia il discorso dei fondi comuni di investimento che prendono per fare la polizza vita. Okay? Quindi io faccio ogni anno costo che si chiama accantonamento TFR, stato patrimoniale, conto economico dare, a fondo TFR, stato patrimoniale, debiti. Okay? Questo si fa ogni anno e poi lì c'è sempre il conteggio. Chi elabora le paghe vi dà il conteggio. Poi bisogna anche rilevare a fine anno il costo delle ferie che non ha maturato, cioè che non ha, scusate, che non ha usufruito. Cioè io dovevo andare 10 giorni in ferie, non ci sono andato, bisogna pagarmi le ferie, ok? E anche i permessi, compresi i contributi. Quindi se io non sono andato in ferie, mi pagano lo stipendio, più devono pagare i contributi. Quindi l'azienda dovrà fare non solo l'accantonamento, ma anche costo manodopera a debiti verso dipendenti per le ferie e oneri sociali a debiti verso INPS per i contributi maturati sulle ferie.